Ciao a tutti, mi chiamo Valentina. Questo è il mio primissimo video che faccio. Faccio un video sui miei fumetti preferiti. Molti mi diranno: ma perché hai deciso di fare un video sui fumetti preferiti? Potevi fare anche qualcos'altro. No, invece ho voluto farlo perché sono un hobby, possiamo anche dirlo, che mi piace tantissimo, che mi coinvolge, che mi ha coinvolto per tutto l'arco della mia infanzia ed è anche un po' della mia vita, perché ormai sono la stanza completamente tappestata, una libreria completamente piena di fumetti e quindi non posso farne a meno. Vi elenco i miei fumetti per alcuni dei miei fumetti preferiti e spero che vi piaccia e tutto quanto. Allora, compartiamo subito. Il mio primo fumetto che vorrei illustrarvi, aspettate se lo trovo, eccolo qua. Il mio primo fumetto che vi posso illustrarvi, che mi ha influenzato molto nella mia infanzia, è questo. Si chiama Inuyasha. Di Rumiko Takayashi. Rumiko Takayashi è un fumetto molto particolare che forse molti hanno letto, perché hanno letto e stanno leggendo, perché adesso sono in lutto. No, che in lutto, scusatemi, che cavolo ho detto. È in selezione la ristampa di questo fumetto qui. E come vedete dietro, vedete, le immagini sono molto belle, anche i disegni sono molto carini. Vi ricordo che questo è il primo fumetto di Inuyasha, è anche il fumetto di Inuyasha. Man mano che passa il tempo, questo fumetto diventa più idealizzato tutto quanto. La storia di questo fumetto è la storia di un mezzo demone, di nome Inuyasha, una ragazza di nome Kango, di, lepo, del, Inuyasha viene dall'epoca Sengoku. Kagome è una ragazza del XX secolo, dei giorni nostri, delle medie, che attraverso un portale viene catapultata in questa era Sengoku, questa è un'era dei samurai, delle sacerdotesse, dei demoni, degli spiriti e tutto quanto. Insieme a loro si uniranno anche altre tre persone, scusatemi. Shippo, che è un demone volpe, un cucciolo di demone di volpe, che fa tramutazione, stra, stra, si trasforma in diversi oggetti e tutto quanto. Poi c'è Miroku, che è un demone, no, scusatemi, non è un demone, che è un monaco buddista, credo che sia, che è stato maledetto attraverso un vortice, che è stato maledetto con un vortice sulla mano destra. E poi abbiamo Sango, che è una cacciatrice di demoni, che è accompagnata insieme alla sua compagna Kirara, che è un demone volpe. Insieme a tutto questo trio qui, andranno a sconfiggere un nemico che hanno in comune. Si chiama Naraku. Naraku è un ninfimo bastardo che va a insidiarsi contro le persone, va ad agire sugli sentimenti, quindi anche molto infimo e quindi molto stronzo. Insieme al fumetto ha fatto anche l'anime. È andato in onda su MTV molto molto tempo fa con una serie che si chiama Anime Night. È andato molto tempo fa. Vi faccio vedere velocemente un paio di cose. Questi, per esempio, questi sono alcuni film. Questo è il primo film di Inuyasha, che si chiama Inuyasha the Movie, Il sedimento che trascende il tempo. Molto bello, molto interessante. Una cosa che se possa interessarvi, che può piacere. Poi hanno fatto quattro film, questo è il quarto film, che si chiama Inuyasha, Il castello al di là dello specchio. Adesso apro copertina. L'unica cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che questa storia a un certo punto comincia ad essere un po' autoamorosa, c'è cioè una specie di sentimento tra i vari protagonisti, quindi c'è un po' una storia amorosa tra i vari. Poi c'è lui, questo qui, che si chiama Inuyasha the Movie, che si chiama La spada del dominatore del mondo. Sulla copertina vedete c'è Inuyasha e sotto, se non lo riconoscete, è il demone, che è completo, che si chiama Sesshomaru. Ricordo che Inuyasha è un mezzo demone. E praticamente per diventare un demone completo come suo fratello, decise di possessarsi di un oggetto molto utile, che si chiama la Stega dei Quattro Spiriti. Un altro film molto carino di Inuyasha, questo è l'ultimo della saga Inuyasha, si chiama Inuyasha the Movie, si chiama L'Isola del Fuoco Scarlatto. Non c'entrano nulla con il fumetto e tutto quanto. Adesso, se riuscivo a vedere, volevo farvi vedere un attimo il. Ah, eccolo qua.
Questo è il cofanetto, questo è uno dei sei cofanetti di Inuyasha. Sono una collezione di 8 DVD, 8 DVD, con nessun DVD, credo uno o due. Sono 6, ma alcuni sono 6 box con 6 DVD. Questo è l'unico che ha fatto con 8. Poi hanno deciso di smettere di fare queste qua perché non riuscivano più a starci dando, e per gli ultimi volumi della saga Inuyasha hanno deciso di fare questi cofanetti qua. E si chiama Inuyasha, il cofanetto si chiama Inuyasha del Final Act. Sono due cofanetti, l'uno e il due, e racchiudono gli ultimi episodi del fumetto che racchiude tutta la saga di Inuyasha, che racchiude gli ultimi momenti della come sconfiggere Naku, come distrugge diversi demoni e tutto quanto. Se vi piace questo fumetto, a me mi ha tragato moltissimo e tutto quanto, potete ancora andarlo a trovare. E sì, questa è una vecchia, questo quel, il fumetto che vi ho fatto vedere è una vecchissima stampa, hanno fatto la ristampa di Inuyasha, se vi interessa potete andarvelo a comprare. Questo costava poco, i volumi sono 67 se non sbaglio. Non so adesso quanti sono nella nuova ristampa, comunque se vi interessa compratevi Inuyasha. Un altro fumetto che vi voglio far elencare, che mi ha colpito moltissimo, si chiama... aspettate che lo trovo, eccolo qui. Si chiama Fullmetal Alchemist. Questo è un altro dei miei fumetti preferiti che ho continuato a leggere e non ho voluto mai smettere di leggere. Sono 60, 27 volumi. Tutti i fumetti così, neri con un'immagine particolare. E la storia dei due fratelli, Edward e Alphonse Elric. Adesso vedete Alphonse Elric così perché poi leggerete il fumetto bene. Vanno attraverso per cercare di recuperare i propri corpi, attraverso un errore che hanno fatto, tutto quanto, attraverso un errore genetico, qualcosa di genere, possiamo dire. Si imbattono in diverse avventure e cercano di recuperare i propri corpi diventando degli alchimisti di stato. Questo fumetto si ambienta nel periodo del XX secolo, in una città diversa dalle nostre, molto diversa. E appunto diventeranno degli alchimisti di stato perché l'alchimia all'epoca era una delle scienze più utilizzate nell'epoca. E sarebbe la scienza del modo di, vuol dire che un oggetto veniva trasformato in qualcos'altro, modificando le cellule, vabbè, non sto a dirvi altre cose. Questo fumetto qui, finito molto utile, è stato molto, mi ha colpito moltissimo nella mia infanzia. Queste sono alcune immagini. Molto anche belli i disegni all'inizio così, se continuate a leggere la pagina sono molto più carine. Hanno fatto l'anime di Fullmetal Alchemist, a me è un anime che mi piace, sono fatto due anime che sono due storie differenti. Questo è il primo, infatti la storia, alcune parti del fumetto sono collegate all'anime, però un'edizione diversa. Questa è l'edizione deluxe, che sono un cofanetto grosso come quello di Inuyasha che vi ho fatto vedere prima. Sono 8 volumi, due serie, 8 volumi, quindi sono 16 DVD, questa edizione deluxe edition. Poi hanno fatto la seconda versione di Fullmetal Alchemist, che è questo cofanone è gigante in metallo, si chiama Fullmetal Alchemist Brotherhood, è molto collegato al fumetto, con una storia di intrighi e di intrecciamenti e robe varie. Ha collegato al finale della prima cofanetto di Fullmetal Alchemist, di questo fumetto qui, di questo anime qui, finito con col finale di questo fumetto qui, si collega questo DVD. Questo è il primo film ideato dalla Gameplanx di Fullmetal Alchemist. Si chiama Fullmetal Alchemist The Movie, Il Conquistatore di Shambhala, o Shambhala, non mi ricordo bene come si pronuncia. Questo è il film finale del primo anime di Fullmetal Alchemist. Adesso non so bene quando è nato inizio, se prima questo anime o il manga, comunque. Non è niente, poi hanno fatto un secondo film di Fullmetal Alchemist, che è questo, Fullmetal Alchemist, The Movie, La Sacra Stella di Miros. I disegni sono molto simili all'anime del secondo Fullmetal Alchemist, cioè il Brotherhood, molto simili,
La storia non c'entra niente, non è un finale del secondo, non c'entra nulla. E se vi interessa, compratevi questo qui, guardatevelo. Se vi piace la saga Fullmetal Alchemist del periodo del XX secolo, di periodo strano così, potete andarvelo a comprare. Un altro fumetto che mi è piaciuto molto, che sta spopolando dappertutto in tutto il mondo, è questo, One Piece. Questa è un'edizione vecchia, una vecchia edizione, non so di quanti anni è. Si collega sul periodo dei pirati. Molto carino, molto avvincente, molto, molto divertente, più che altro per i vari personaggi. Questi sono i vari personaggi, cioè alcuni dei personaggi principali della storia, poi tra l'altro si collega, ci sono anche molti flashback dei vari personaggi. È la storia praticamente di una ciurma, composta da questo ragazzo qua che viene chiamato Rubber nell'anime o Ruffy nel fumetto, che vanno a cercare la ricerca del famoso tesoro di Gold Roger. Gold Roger era all'epoca il re dei pirati. Da lì è cominciata tutta una saga, tutto tutta l'epoca dei pirati, appunto per quello, perché tutti sono andati a cercare il famoso tesoro di Gold Roger. E lo stesso Ruffy, facciamo per dire così, rispettando le origini del fumetto, e lo stesso Ruffy va appunto a cercare il famoso tesoro di Gold Roger, insieme ad altri suoi compagni, come per esempio chi conosce questo fumetto ha già capito quali sono, che sono Nami, Zoro, Brook, Franky, Usopp, Sanji, Nico Robin e Chopper. Non dovrei aver dimenticato tutto, dimenticato niente. Se vi interessa, compratevi il fumetto. Questo è il primo, non so, una vecchia edizione. Stanno facendo la nuova edizione One Piece, che a me non piace per niente, perché stanno ricominciando tutto da capo. C'è l'anime, io non ce l'ho qui perché sono un sacco di DVD, poi adesso non so, poi c'è anche, se andate a cercare su anche gli episodi in streaming della nuova edizione. Se vi interessa, andate a comprarvi One Piece. Un altro fumetto che a me piace molto, che non dico sta spopolando, perché è uno dei fumetti che sto continuando a leggere, scusatemi, è Soul Eater. Soul Eater è un altro genere, tutt'altro genere di fumetto, un altro tipo di storia. Scusate, pagina nera. Sono cose completamente diverse dagli altri due precedenti che vi ho fatto elencare. È la storia praticamente di un gruppo di ragazzi, tra cui sono maestri d'armi e le loro armi. Le armi si trasformano, sono dei ragazzi naturalmente che vanno a cercare di realizzare, proprio sono diventati dei maestri d'armi, della stessa arma, e la loro arma vuole diventare un'arma demoniaca, che può essere, non solo, che può essere utilizzata non solo dai stessi ragazzi, ma anche dai loro shinigami, perché loro sono una scuola per diventare dei grandi maestri, e appunto lo shinigami, che sarebbe il demone della morte, possiamo anche dire in versione giapponese, è il preside della scuola. E poi ci sono un sacco di storie e tutto quanti. Per adesso sono arrivati fino al 22 di questo fumetto qui. Il disegnatore, credo che sia, si chiama Atsushi Okubo, non so bene come si pronuncia, comunque è questo. Hanno fatto l'anime, hanno fatto, però ho visto che alcune volte l'hanno visto, l'hanno prodotto anche su Italia 1, molto tempo fa. Non so perché l'hanno poi smesso, forse hanno finito la saga e non sono mai riuscita, perché vedendolo sempre alle mattine presto, non sono riuscita a vederlo. Questo è il cofanetto, questo è il primo cofanetto, sono due, tre cofanetti, box 1 di 3, infatti lo vedete, box 1 di 3, sono tre cofanetti, con sono l'immagine del gruppo dei personaggi che sono principali. Niente, per il momento è tutto. Questo è la mia prima parte di un primissimo video dei miei fumetti preferiti e anime collegati. Se volete fare dei commenti, commentare qualsiasi cosa o farmi delle domande, richieste o particolari varie, potete commentarmi qui sotto sulla mia bacheca, oppure mi potete cercare anche su Facebook. Lo stesso Facebook è lo stesso nome del mio canale YouTube. E niente, io sono qui, se avete richieste chiedetemi pure. Ciao!